sono nato in una famiglia religiosa di Fuori Contadini e ad Ampinana il 7/1/1925. Da una famiglia povera e si lavorava dalla mattina alla sera. Il mio povero babbo mi ha fatto fare una zappina su misura, andava a scuola e ritornavo da scuola, andavo a aiutare a zappare, insomma, il mio povero babbo. Mi si dice che io andavo in giro, andavo qua a spiare, a girare, a che? Ma che sono un pazzo, poi a guardare che pagliate io. Inoltre poi con 26 vitelloni nella stalla e 4 ore di lavoro in fattoria, io lavoravo 12 ore al giorno e ero pagato tutta la settimana. Dunque gli domando a lei se io avevo il tempo di andare a girare. Non avevo tempo nemmeno di legarmi le scarpe. Hai bisogno di bere un bicchiere di vino, ma quello senz'altro, perché lavoravo tanto, altri vizi non avevo, si beveva un bicchiere di vino e poi mi addormentavo e andavo a letto. Le spie di padrone e mi fecero avere tanti grattacapi con questo padrone, no? E lui lo andava a rapportare tutto. Dice che io gli rubavo le pesche ai padroni, io andavo qua, andavo là, cioè, tutte cose inventate. Insomma, me ne combinano tutti i colori. Io ci dediai perché io il male non gliene avevo fatta. Io vado a cercare, avete capito o no? Non si vede a me. E il mio povero papà mi diceva: vedi, poverini, noi siamo più poveri delle campane, perché noi a tavola si mangiava una ringa in quattro e le campane ce n'era una un po' incrinata e le suonavano allora diceva una ringa in tre, dice vedi, loro la campana di una ringa in tre non la suonano una ringa in tre. Io basta, ce l'ho così, mia moglie, basta così, ce l'ho la mia moglie, io non la cambierei nemmeno un filo delle sue scarpe. Siccome io dico ho queste due figliole grandi, anche la mia moglie la mia incitò di portarla a questa festa, era la festa a Cervaia, la festa dell'unità, ma non per il partito, insomma lei ti mangiare un bocconcino. Sì. Io lo volevo bene più della mia vita e mi ho comprato, mi messo con il pagamento. Tagliati, riusciti, gli è stato camuffato la mia voce, gli hanno fatto la voce da toscano con un accento che io parlo quella lingua lì. Io la rimetto nelle vostre coscienze, ho detto tutto nei memoriali e compagnia bella, ho sempre lavorato nei campi senza allontanarmi. E da questi fatti io sono innocente come il Dio sulla croce. Credetemi, verrà fuori, lo prego notte e giorno, guardi, faccia scoprire la verità. E questo Gesù è mio fratello, io ho voluto bene a tutti. Non ho fatto questo male io. Un contadino che va a lavorare la terra, non ha il tempo nemmeno di legarsi le scarpe. Come dai, che devo fare? Io ho detto tutta la verità. Abbiate pazienza, signor Presidente, io il cuore infranto, non so, nemmeno dolore.